commenta il fatto del giorno Enzo D'Antona, direttore de Il Piccolo. Calvi, entrato nella storia italiana come il banchiere di Dio, emblema dei grandi misteri italiani. Il caso Calvi è forse la più perfetta rappresentazione dei misteri italiani. Calvi viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra e questo viene subito qualificato come suicidio dalla magistratura inglese e da lì comincia a dipanarsi tutta una realtà che prima era sconosciuta agli italiani di rapporti strettissimi, intrecci pericolosi tra il Vaticano, la mafia e il Banco Ambrosiano e forse anche altre banche, perché comunque Calvi era un amico di Sindona, di Michele Sindona, che sarebbe poi stato ucciso da lì a qualche anno. Con il caso Calvi sostanzialmente si viene a capire che esiste in Italia un luogo fisico in cui tutti questi poteri si incrociano, si intrecciano. Questo luogo fisico è la massoneria, la loggia P2 di cui Calvi fa parte, e comincia lì anche la presenza dei faccendieri italiani, in quel caso Flavio Carboni, le cui figure poi si muoveranno in tanti scandali italiani, ma non si saprà mai esattamente a che titolo e per conto di chi.